Non rivelate la vostra collera, per tema che venga. Non versate lacrime di dolore, altrimenti si avvicinerà. La felicità si raggiunge quando gioia e piacere giungono naturali come l'aria. Lasciamo che tutto venga protetto dalla mano del Signore. Quelle parole venivano usate spesso come d'abitudine. Tanto tempo fa, agli alberi della regione di Sinnoh, Pokémon ed esseri umani vivevano vite separate. Questo non significa che non si aiutassero vicendevolmente. Al contrario, si procuravano prodotti e si sostenevano a vicenda. Un Pokémon poi avanzò agli altri la proposta di essere disponibile con gli umani. Chiese che i Pokémon fossero pronti a comparire sempre di fronte agli uomini. Per questo, al giorno d'oggi, i Pokémon ci compaiono davanti nell'erba alta. Un tempo c'erano tre Pokémon che nuotavano nei laghi. Giù, giù, senza respirare. Sempre più giù si spingevano. Scesero molto in profondità, senza temere l'oscurità. Indi risalirono dai fondali del lago, portando con sé la forza di creare nuove terre. Un giovane, stolto e inesperto, entrò in possesso di una spada. Con questa colpiva i Pokémon che gli fornivano nutrimento, senza rimorso. Quelli che non mangiava li gettava, senza alcun ripensamento. L'anno successivo non apparve più nessun Pokémon e le riserve finirono. Il giovane vagò alla ricerca di Pokémon. Cercò e cercò, raggiungendo terre lontane, finché ne trovò uno. Allora chiese: «Perché vi nascondete?» Il Pokémon rispose: «Se continui a girare con la spada e a farci del male, ci difenderemo con zanne e artigli. A pagarne sarà la tua specie, perché così deve essere. Questo deve essere fatto a nostra difesa, e per questo io ti chiedo scusa». Il giovane urlò rivolto al cielo per lo sgomento: «Ho trovato questa spada, ma ho perso molto di più. Avevo la pancia piena, ma non ho capito che i Pokémon si stavano estinguendo. Non cederò mai più agli istinti. Abbandono qui questa rea spada. Invoco il vostro perdono, perché sono stato stolto e sciocco». Così dicendo, il giovane scagliò la spada a terra, distruggendola in mille pezzi. Vedendo ciò, il Pokémon sparì lontano, dove il giovane non poteva vederlo. In principio era il caos, un tumulto agitato di caos. Nel centro del caos, quando tutto divenne una cosa sola, comparve un uovo. Caduto dal vortice, l'uovo diede vita alla creatura originaria. Da essa vennero generati due esseri. Il tempo cominciò a scorrere, lo spazio cominciò a espandersi. Dalla creatura originaria vennero generate tre forme di vita. I due esseri espressero un desiderio e da loro nacque la materia. Le tre forme di vita espressero un desiderio e da loro nacque lo spirito. Dopo la creazione, la creatura originaria cadde nel sonno profondo. Non guardare i Pokémon negli occhi. Dopo un istante, non saprai più chi sei. Tornare a casa. Ma come? Quando non riesci a ricordare niente. Non toccare il corpo di un Pokémon. Nel giro di 3 giorni, non sarai più in grado di provare emozioni. Ma, soprattutto, non fare del male ai Pokémon. In meno di 5 giorni, ti trasformerai in un'unità
immobilmente immobile. Corpo di roccia, corpo di ghiaccio, corpo d'acciaio. Quando i tre Pokémon saranno riuniti, apparirà il re. Pulisci bene le ossa dei Pokémon catturati. Ringraziali per i pasti che forniscono e puliscine bene le ossa. Quando le ossa saranno completamente ripulite, rimettile nell'acqua. I Pokémon torneranno con nuova carne e potrai ricatturarli. Tanto tempo fa c'era un Pokémon che viveva nel bosco. Nel bosco il Pokémon si spogliava della pelle per dormire come un umano. Svegliatosi, l'umano indossava la pelle di Pokémon per vagare nei villaggi. Un tempo esistevano Pokémon molto legati agli esseri umani. Un tempo Pokémon ed esseri umani mangiavano alla stessa tavola. A quel tempo non c'erano differenze tra Pokémon e uomini. Alla nascita di quel Pokémon ricevemmo il dono dell'intelligenza. Ora la nostra vita è più ricca. Alla nascita di quel Pokémon ricevemmo il dono delle emozioni. Ora possiamo provare gioia e dolore. Alla nascita di quel Pokémon ricevemmo il dono della volontà. Ora possiamo compiere grandi azioni.